Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Crash Bandicoot 4. Continuiamo in modo spedito la raccolta delle reliquie di platino, almeno si spera anche in questo video. Io gli abiti non so più sinceramente cosa farci, quindi per ora passiamo alle skin normali, tanto non è che mi piacciono particolarmente gli altri abiti. Allora, 1.18 e 81. La difficoltà maggiore di questa reliquia è chiaramente cercare di regolarsi bene con una UA, perché può creare dei problemi. C'è un metodo per... forse è un glitch più che un metodo, per andare a velocità incredibili con Kupuna UA, attivando e disattivando il potere del tempo, ma io preferisco non sfruttare questo bug perché non credo ce ne sia bisogno e inoltre non so esattamente come si faccia, quindi perderei soltanto più tempo per trovare il metodo migliore. Anche se nei commenti qualcuno mi ha scritto un modo sicuro per sfruttare questo bug, ovvero cambiare il layout dei tasti, metterli nei tasti dorsali se non mi sbaglio, però ripeto, non dovrebbe essercene bisogno. Non è assolutamente... Ti pareva che dovevo arrivare alla fine? Un tempo perfetto, chiaramente, quanto riguarda la reliquia di platino. E dovevo morire in quel modo che mi fa morire sempre nei livelli normali. Sta cazzo di scivolata sul ghiaccio. Però qui è semplicemente che non mi funziona X. Cioè, è una cosa assurda. Ed è rimasto lì. Beh, questa volta se posso... per dire stavolta me la conservo la maschera, però chiaramente una UA era stanca, poverina, per comparire di nuovo. Queste sono le cose che mi danno fastidio. Era il livello era praticamente finito, cioè ci sono arrivato senza alcuna difficoltà. Purtroppo le reliquie sono anche questo, perdere a tre quarti di livello, dove ricominciare da capo. La cosa bella è che non ci sono caricamenti, non devo stare lì ad aspettare 7000 anni e soprattutto dai, però essendo una reliquia di per sé è tutto molto più veloce e frenetico. Mannaggia, questa volta magari eviterò una volta per tutte, si spera, di scivolare su quei blocchi di ghiaccio, visto che a quanto pare ti ammazzano senza criterio, a volte sì, a volte no. Ok, dovrei essere arrivato quasi a quel punto. Cioè, questa zona qui, che ho già detto, non necessita per forza di invincibilità, ma neanche quella dopo. Invincibilità serve se chiaramente volete fare un tempo quasi perfetto, perché così non vi dovete curare di eventuali ostacoli o nemici. Là non ci sono casse, quindi posso andare direttamente qui. Cioè, o meglio, non ci sono casse tempo. Ecco qua invece di sicuro può dare una mano. Io taglio di qui, 1.18 era. Quindi sì, un tempo davvero facilissimo. Purtroppo sono morto una volta, però ci sta. E quasi ho battuto pure quella dei sviluppatori. Quello di Cortex invece mi sa che romperà abbastanza le scatole, perché è Cortex, non per un altro motivo. 1.10 e 76. Chiaramente non dovrebbe creare troppe difficoltà qui. È più il livello che mi spaventa un attimo. E per livello intendo la parte di Cortex, che però è abbastanza corta e io mi sa che dovrei morire, perché ho messo 3 ore per rompere quelle casse. Ora però non voglio passare il resto della mia vita in questo livello. Ecco, appunto, è proprio Cortex che si controlla in un modo che mi destabilizza. Allora, adesso però concentrazione. Grazie per esserti messo nella peggior posizione possibile, come sempre. Questo almeno
spunta solo quando mi avvicino, quindi non ci sono cicli strani da dover manipolare. Questa parte non crea problemi, questo qua ogni volta se ne va a fare in culo invece di mettersi al centro. Ah, ma non è una cassatempo, allora posso tranquillamente lasciarla perdere. Vabbè, spero di non dover affrontare di nuovo quella parte in realtà. No, adesso mi è quasi impossibile andare a finire contro quelle nitro. 21.99, dovrei iniziarli a vedere i tempi con i quali arrivo a questo punto, giusto per avere un piccolo riferimento. Adesso sta parte qua. Dai, ho capito che siamo sospesi e dobbiamo usare ste lastre del cacchio, però non ho motivo di fare le cose troppo velocemente. Ok, ce l'ho fatta a conservare la maschera. E dai, però poi faccio ste robe. Allora lì, ovvero adesso, mando a quel paese le casse lì sopra, vado direttamente avanti. Penso che non si risparmi tempo, o se si risparmia è una fatica che troppo grande per qualche secondo. Ok, adesso sto di qua con l'invincibilità, qui non devo nemmeno curarmi della nitro. E neanche qua. Mannaggia, però quando io mi dimentico che non esplodono subito, quando rallento il tempo, mi fanno sempre cadere. Non cadere giù. Qui non serviva assolutamente andare a attivare quella cassa. Meno male che sta parte qua sono stati clementi, hanno detto non ci mettiamo nulla, così posso fregarmene altamente. Mi devo sbrigare però. Oppure no. Vediamo se c'era qualche nitro che rompeva le casse. Però no. Ma comunque ce l'ho fatta. Wow, questo è difficile per davvero. Beh, adesso direi che possiamo affrontare i nostri flashback. Ma io a sto punto rimarrei con questa skin senza doverla cambiare ogni volta. Ah, eccolo Engine, questo mi sa che è il primo nastro con lui. Rieccoci qui. Fortunatamente i caricamenti nei nastri flashback sono molto più corti di quelli dei livelli. Parlami dei tuoi titoli. Beh, ho una laurea in dispositivi devianti. Aspetta, Embrio, il microfono è acceso. Questo è praticamente il colloquio di lavoro di Engine. Poi ci sarà quella questione del razzo di cui vi avevo già parlato, che è un po' senza senso, ma allo stesso tempo è una battuta. Quindi. Se è l'esito di un esperimento fallito, o quale razzo? Oh, come non detto. È una gag, non diamole più significato di quello che ha. Allora, ora c'è questa parte abbastanza infame. No, aspetta, io potrei... No, giusto, non posso attivare l'interruttore delle nitro. Queste adesso saranno tutte nitro, quindi... Vabbè. Però posso facilitarmi un attimo il percorso qui. Cioè, leviamo ste casse infuocate che danno sempre fastidio. Quindi facciamo una cosa simile, poi riparto da qua. Ok, la parte difficile dovrebbe essere finita. Adesso devo solo superare queste casse di metallo. Era chiedere troppo. Perché? Perché ho fatto la scivolata così in ritardo? Ma dai. Cioè, era da fare in totale tranquillità quella parte. Ma io faccio certe cose a volte che non hanno alcun senso. Ho fatto tutto il livello alla perfezione, arrivo alla parte più facile e faccio il cretino ogni volta. Ma io non lo so. Facciamo la stessa cosa di prima, dai. Ovvero... Basta però, grazie. Rompo prima tutte queste cose, giusto perché dopo sarebbe un attimo scomodo. Non per altro, per avere una preoccupazione in meno. Adesso, cioè, mi costava tanto mettermi qui lontano e poi fare la scivolata. No, dovevo farla mentre stavo sorpassando la cassa, che poi sono andato a finire sotto quell'altra. Cioè, una morte davvero esemplare.
Comunque il livello è finito. Abbiamo fatto anche la conoscenza del caro Engine. Possiamo passare al secondo di questo video. Mi sa che ne farò soltanto due. Tanto solo in tre mondi devo farne tre. E mi sa che l'ho già fatto in due. O forse in uno solo. Aspetta, questo è il sesto mondo. Ne mancano altri quattro. Prendendo questa poi ne rimarrebbero sette. Sono 7 che ne rimarrebbero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, mancano altri 3 mondi. Quelli sono 3, non sono 9, non 10, ok. Quindi nei restanti 3 dovrei prenderne 7. Quindi 2 per ogni mondo e poi in uno ne prendo 3. Dominare il mondo è un processo lungo e faticoso. Oh, con l'aggiunta di questa cassa i livelli cominciano a diventare abbastanza ostici. Questa cassa contiene una sorpresa. Esatto, questa è una cassa davvero interessante. C'è anche una ragazza che fa mod, una ragazza mi pare giapponese che fa mod di Crash. È riuscita a mettere questa cassa in Crash 2, è davvero una cosa fantastica. E avrebbero potuto usarla anche nei livelli, piuttosto che mettercela qui come piccolo bonus. Chissà, magari nei prossimi giochi. Io voglio che nei prossimi giochi comincino ad inserire delle casse interessanti, non come quella cassa infuocata del cacchio. Già in questo gioco ci hanno messo quelle casse a conto alla rovescia, chiamiamole così. Le casse a tempo. Già quelle sono interessanti, anche se potevano essere utilizzate in una maniera un pochino più simpatica, non troppo scontata. Allora, in pratica dopo 3 salti queste casse, o meglio, il massimo è 3, ma possono anche essere soltanto 2 o addirittura 1, si vede dalla freccia. Dopo determinati salti comparirà una nitro e noi dobbiamo farle comparire per forza, altrimenti non esploderanno alla fine del livello. Quindi non è così facile da dire, ah vabbè, vado avanti e non ci vado a finire sopra. Ed essendo limitati nei nostri salti non possiamo nemmeno stare lì a perdere troppo tempo per capire cosa fare. Insomma, una volta che saltate sulle casse nitro rimbalzine, così si chiamano mi pare, è il titolo del livello. Dove stava? Cassa nitro rimbalzino, ok. E non potete stare lì a tergiversare. Comunque dovrei averle attivate tutte. Ah, chiaramente le si può colpire anche da sotto, nonostante siano casse freccia. E ci aiuta anche il suono a capire quanti salti dobbiamo effettuare, oltre alla freccia. Il soggetto ha una chioma incredibilmente folta e lucida. Che volume! Embryo, voglio provare lo shampoo della nostra amica pelosa. I miei follicoli stanno andando in malora. E dubito che uno shampoo possa risolvere quel problema. Se faccio la giravolta... Oh, questo non lo sapevo. Quindi se fate la giravolta non conta come salto. Perfetto, questo può dare sicuramente una mano. Chiaro, in questo primo livello ci danno giusto un'infarinatura su come funzionano queste casse. Qua mi sa che ho fatto una cavolata. Meno male che io ripeto che il salto di questo gioco è spettacolare. Doppio salto in particolare. Ah, ho capito, ok. Devo prima far esplodere queste sopra e poi posso attivare quelle sotto. E come vedete rimangono intatte, quindi dovete per forza attivarle tutte quante. E qui invece? Adesso sono un pochino, come dire, indeciso. Non posso farle esplodere perché non ho maschere di Aquaku. Non posso farle esplodere con l'interruttore perché poi non potrei far esplodere le altre. Quindi devo per forza
E dai, vabbè. Ma vi rendete conto io come muoio? Cioè, ho fatto tutto il livello normale, arrivo alla fine, è il salto più facile. È assurda sta cosa, comunque. Ci riesco a fare sto salto? Che non è... Ok, no, qua mi devo... Qua devo capire come fare. Non posso andarci a caso. Allora, io vi taglio, perché con queste nitro rimbalzine i livelli diventano troppo lenti. Non ha senso farvi rivedere tutte quelle parti. Come fare questo punto in sicurezza? Beh, prima di tutto devo ricordarmi di far comparire queste, altrimenti poi dovrei tornare indietro. Allora, in realtà non era di... Il punto è che lì ci sono due casse, quindi per permettermi di fare due salti sotto in una delle casse rimbalzine, il problema è che per incastrarmi lì sotto posso assicurarvi che ci vuole un pochino di fortuna. Soprattutto poi per uscire da qua. Uff, ci ho messo molto più tempo del previsto. Però vabbè, vi taglio e non ha senso farvi vedere ogni volta che vi faccio tutta la zona. Vi taglio fino a quel punto lì dove sono morto la prima volta. Bene, ritorniamo alle nostre amate reliquie. Ho usato Coco prima, sì. Li tengo tutti e due con la skin classica. Poi magari li cambieremo alla fine. Calma e sangue freddo. Questo è l'ultimo livello ad avere un tempo della reliquia di platino sotto il minuto. Cosa molto simpatica. E... cioè, qual è stato l'ultimo livello ad essere sotto il minuto? Io me lo ricordo che questo era un livello corto. Allora, prima di questo, addirittura molo per surf elettrici, quindi tre mondi fa. Allora, 53 e 50. Il problema è quando i tempi sono così bassi, c'è sempre meno margine di errore, anche se il livello è più corto. E già sta parte la sto facendo un pochino... modo approssimativo. Vabbè, volevo saltare su quelle. Allora, è tutta una corsa per arrivare al... ok, meno male, io la stavo per rompere quella nitro pensando fosse una cassatempo. È tutta una corsa per arrivare alla zona sui binari, perché poi da lì il livello diventa praticamente a scorrimento laterale ed è abbastanza corta quella sezione. La maschera l'ho persa, ottimo. Ma comunque è davvero carina la musica di questo livello. Niente, si rifà a quelle dei livelli di Crash 2, tutte che il tema di Cortex. Però non è un pigro scopiazzamento, ci sta bene. Ok, siamo a 30 secondi. Dovrei esserci più o meno. Qua l'invincibilità mi avrebbe... no, ma queste le posso rompere dopo con interruttore nitro. Si vedete, questa zona nel livello normale sembra molto più lunga di quello che è, perché ci dobbiamo mettere a saltare in alto per prendere tutte le casse. Però facendola di corsa, in realtà è abbastanza corta questa parte. Sì, preso al primo tentativo. Ma questo è uno dei... questo livello messo qui è molto strano, perché è troppo più facile degli altri in tutte le sue sfide. Adesso andiamo a fare una visita al nostro carissimo Polar. Però lui è l'ultimo dei problemi in questa reliquia. 1.29 e 0.1 addirittura. Come già vi dissi, penso, anche nel livello normale, in realtà la prova a tempo non soffre dello stesso problema di livello normale, almeno prima della patch. Ovvero, non ce ne frega nulla che con Polar non riusciamo a prendere tutte le casse, che non è necessario. L'importante è fare quella parte abbastanza velocemente, ok, ma soprattutto tutto ciò che viene prima, quando siamo ancora a piedi, perché questo livello è abbastanza insidioso. Anche per come sono disposte le casse, ci costringe a saltare veramente su 3 cm di
piattaforma. In realtà lì potete far esplodere una delle due pile di... Vabbè. Beh, bello sto palo. Lì potete far esplodere le nitro di uno dei due lati, che poi fanno rompere tutte le altre casse. Quindi in realtà lì non c'è bisogno, che mi metto a fare la giravolta. Vedete, comunque sto avendo difficoltà anche a superare l'inizio del livello, perché questo nonostante tutto è ancora l'inizio, cioè devo ancora arrivare alla zona lì della piattaforma della gemma. Quindi basta fare così. Qua volevo fare una cosa figa, però diciamo che non mi è riuscita neanche qua. Ottimo. Qui mi appoggio un attimo. Vabbè, non ha senso andare troppo velocemente qui. Cioè, meglio che sto un attimo attento, che sennò poi mi metto a ricominciare il livello 3000 volte. Ok, allora, quindi la parte un pochino più difficile l'abbiamo superata, perché adesso c'è quella scorrimento laterale. Non voglio dire in 2D perché è così sbagliato dire in 2D. In genere queste zone sono più facili, perché non dobbiamo preoccuparci troppo di della terza dimensione, cioè di andare avanti e indietro rispetto allo schermo non è che cambi tanto. Qui sono un coglione e mi sono dimenticato come è fatto il livello, quindi ottimo. Qua mi confonde il fatto che c'è... che ho fatto da poco il livello invertito, quindi non sapevo dove andare. Allora, 32. Io ora non so qual è un tempo ottimale per arrivare da Polar. Però, considerando che con lui possiamo accelerare, mancano più o meno 40 secondi, no, anche di più, ho buone speranze per questo tempo. Quindi vediamo. Qui maschera, che può sempre servire, anche se gli alberi ammazzano in automatico, una delle cose che odio di più. Quindi pareva se non ci mettevano le casse tempo. Ok, le sto prendendo stranamente tutte. Guarda adesso come le devo prendere tutte quante, nonostante non serva nulla. Vabbè, nel livello poi invertito ce l'ho fatta, perché con la patch non c'è più problema di queste pile di 4 casse, perché si rompono in automatico. Ho ancora 30 secondi, penso che ce la faccio. Non dico senza problemi perché manca ancora un po', però non ho dubbi. È praticamente presa questa reliquia, adesso devo soltanto cercare di non morire. Anche se ora c'è una lunga zona senza casse tempo, quindi meglio fare attenzione. Qua non posso nemmeno accelerare con Polar, potrebbe essere un problema. Questa prima la prendo, grazie. No vabbè, ma ce la facciamo abbondantemente. Quasi 10 secondi. Vabbè, qui neanche c'erano nitro. Che dici? Ho fatto caso solo adesso che solo in alcuni livelli c'è questa musichetta quando lo si finisce. Strano. Io nel prossimo video potrei seriamente suicidarmi, perché ci sarà l'ultimo... il penultimo livello di Dingo Dial, e in generale la dimensione Egipus che mi fa schifo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkie98 è tutto. Ciao ciao.